Oggi vediamo quali sono le caratteristiche che un uomo cerca realmente in una donna. Ovvio che sono soggettive, quindi non tutti gli uomini della Terra cercano queste quattro caratteristiche che sto per dirti, però fidati che quasi sempre è così. 1. Leggerezza, e per leggerezza intendo allegria, vivacità, e questa è una delle caratteristiche più attraenti che una donna può avere. E se devo dire la mia, è una delle prime cose che cerco in una ragazza, perché la vita è già dura abbastanza di suo per stare a fianco a una persona seria e che magari non fa altro che lamentarsi. Quindi qualcuno che sa essere leggero, divertente e che ti faccia scattare quella risata improvvisa è qualcuno che rende la nostra vita molto più piacevole. Quindi spesso ricerchiamo questa caratteristica nel nostro partner. E può essere qualcuno che appena parte una canzone inizia a canticchiarla, a ballarla, magari in modo divertente o anche un po' ridicolo e carino. Oppure mentre state passeggiando lei dal nulla raccoglie una foglia o un sasso e te lo regala. Perché per lei quel sasso era strano, era diverso dagli altri e voleva semplicemente regalartelo. Insomma, sto parlando di leggerezza, di voler vivere il momento senza troppe paranoie e di voler semplicemente divertirsi assieme. 2. Sensualità. E non ti sto dicendo che devi vestirti in modo provocante per essere sexy. Parlo di chi riesce a mostrare tranquillamente e si sente a suo agio anche con il suo lato sessuale. E puoi farlo in tantissimi modi. Puoi mostrarlo dal modo in cui ti muovi, dal modo in cui ti atteggi o anche semplicemente in modo giocoso con uno sguardo. Puoi anche guardare un ragazzo in un modo un po' furbetto, uno sguardo che dica: "Mamma mia, ti salterei addosso in questo momento". E quando lui capirà, ti guarderà e dirà: "Cosa c'è?". E tu dirai tranquillamente: "Eh? Cosa no? Ti stavo semplicemente guardando". Ed è in questo momento che si crea quella tensione. 3. Premura. Una persona quindi che ti fa sentire sia amato che al sicuro. Quindi non una ragazza che quando ti vede arrivare a casa, che magari sei stanco morto perché hai avuto una giornata di lavoro faticosa, arriva, ti tira una pacca sulla spalla e ti dice: "Ma sì, dai, non addormentarti, che è ancora presto". Alla ragazza che arriva e ti dice: "Ehi, ok, hai avuto una giornata faticosa" e semplicemente ti dà un abbraccio, perché tutti quanti ogni tanto abbiamo bisogno di essere abbracciati e di sentirci al sicuro. 4. Indipendenza. E qui molti uomini, se dovessero dire la verità, direbbero che non gli fa molto piacere che la loro ragazza sia indipendente, perché questo spaventa noi uomini, perché quando siete indipendenti noi ci sentiamo un po' insicuri. Abbiamo paura che non abbiate più bisogno di noi. Ma la realtà è che quando sei indipendente, hai la tua vita, i tuoi hobby, hai le cose che ami fare, le cose che ami imparare e sperimentare, e hai la tua sicurezza indipendentemente da lui, questo è quello che ti fa desiderare ancora di più. Questo è quello che mantiene alta la sua attrazione nei tuoi confronti. E lo farà sentire tranquillo perché saprà che potrà contare su di te. Perché se realmente sei indipendente e puoi farcela ad essere forte anche senza di lui, quando poi sarete assieme sarete una squadra e potrete contare uno sull'altro. Elastiche. Mister Incredibile. Se si troverà in un momento difficile dove si farà domande su se stesso, dove magari sarà stressato per X motivo, tu potrai andare lì e dirgli: "Ehi, tranquillo, ci sono io a fianco a te. Credo in te, vedrai che andrà tutto bene". Così sì, sarai un'ottima compagna di squadra e insieme affronterete al meglio i momenti più difficili. Ora tranquilla, perché so che dirai: "Johnny, ma sei un pazzo! Come faccio ad essere sempre allegra, sempre premurosa, sempre sensuale, sempre indipendente? Non sono mica un cazzo di cyborg". Non ho la minima intenzione di saltarti al collo per ringraziarti. Infatti non ti preoccupare, non devi essere così tutto il tempo. Il segreto è avere le giuste caratteristiche al momento giusto. Perché se durante la vostra conoscenza scoprirai in te questi aspetti della tua personalità, conoscerà una persona meravigliosa con mille sfaccettature che non vorrà mai lasciare andare. E se davvero vuoi che lui si innamori di te, iscriviti adesso al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video.